Figurati che l'amico sceneggiatore si preoccupa che noi non sappiamo bene la parte. L'amico? La parte. Perché lui non conosce il nostro repertorio culturale, come si dice, vabbè. Culturale. Oui. Lo vedi che cosa? Ma noi... Che non ci stiamo. Ma guardi che noi siamo persone qualificate, dico, noi leggiamo di tutto, guarda, vero? Rotocalchi, decine e decine di rotocalchi, anche illustrati e fotografici. Rotocalchi, no, un momento, fumetti, fotoromanzi, manifesti, per... Io ho letto perfino la mano di mio zio, dico, non so... Ma questi sono quisquini. Ma fotoromanzi, ma lei ha letto la Contessa di Castiglia? Ma che è? Si sposa con l'ingegnere, alla fine un finale bellissimo. E che sono? Come si sposa? Noi scriviamo. Allora guardi, le diciamo, caro amico sceneggiatore, noi scriviamo di tutto. Diario. Io da molto tempo che non lo faccio. Comunque, scriviamo cartoline illustrate a tutti quanti, da per tutto il mondo. Le ho ricevute io, da Riccione, da Senigallo e da San Marino anche. Questa è la prova. Io ogni Natale scrivo la letterina ai miei genitori, solo per mantenermi in esercizio. È vero, molto bella, tra l'altro. Comunque, guardi, caro amico sceneggiatore, noi siamo sicuri e piacenti. È vero o no? Partecipi e coscienti, non vediamo l'ora di cominciare. Basta, quando... cominciamo. Quando vuole. E allora andiamo, luce! Naturalotto se vesti! Ha ragione, dovevamo dire naturalmente se vesti Marzotto. Naturalmente se vesti Marzotto puoi essere certo di avere un tessuto di qualità. Finiture accurate. E un taglio perfetto. Perché ci verrà in testa questo naturalotto? Naturalotto, Marzotto. Vabbè, resta il fatto che per Marzotto abbiamo detto quello che conta, cioè qualità, finiture e taglio. Però non vorrei che la Marzotto... E cosa vuoi che ci faccio? Mica ci fucileranno, scusa. Marzotto, un marchio costruito sulla soddisfazione del consumatore.